Se entri su. Okay. Sì, ciao, scusa del disturbo. Oh. Tagliando la quelli o no, Nogale? Prego. Grazie. Il latte lo stiamo dando 9 al chilo, sono pezzi da 3 euro, massimo 4. Quello prendi o prendi? Se quello ripassi da qua. Vedi, non si è capito. Vedi, non si è capito.
venute. Una cosa. La sera sta facendo. San Francesco di Nuda che riguarda più Nuoro, e anche lì ci sono tutti i particolari, cosa, come si avvicinava nei priori, cosa facevano, come bisognava andare a mangiare gli andanti, delle cose incredibili proprio, tutte cose che noi sappiamo oggi grazie a lei. Ma sicuramente saranno diverse, cioè come? Prima secondo me era diverso rispetto adesso. No, certo, ma una buona parte di costituzione, lo scambio tra i priori, i priori dovevano accendere due cesi, li dovevano portare appresso, quelli che portavano la statuetta. Insomma, c'è tutto, gran parte delle cose la riconosciuto. Ma per quello sta a capire se è vero che facevamo la precisione. Poi chiaramente nel tempo le cose sono modificate, ma certo, poi sì. Chiaramente si riconosce bene tutta la cosa. Questa di casa, di chi era la casa? Non lo so, questa è una casa del comune, non so chi ci fosse, probabilmente è una casa privata. E stessa cosa qui, questa qui, il nostro padrone è venuto da avviarsi. Poi c'era questo punto di ballare, perché da lì si pubblicavano i romanzi, già da allora anche questo in Francia. Qui c'è Conte, il mio ascoltatore in francese, ma ah, è bello anche leggerlo, perché è proprio Nuoro, anche qui delle fonti qui entrate nella lettura, Mariana Sieti ha preso pubblicato così, che era stato pubblicato così con questi disegni che sono bellissimi, c'erano fotografie in realtà di disegni. Sì, non so. Ho convinto che possa essere una fonte. No, no, sono tutti. Questo si capisce. Però questa no, e anche questo qui è strabiliante, non fa dire quello che fanno, non è neanche sardo, quindi non riesco a capire come questi qua riuscissero a, evidentemente erano delle fotografie o erano dei copi in Sardegna, non lo so, perché guardate questo qui, poi comunque ricordare su stampa i disegni, è un casino, non è che c'è uno scanner, no, non è che c'è uno scanner, lo ricopiamo. Neanche su connotto, e Veneto su connotto. Prima ha detto lei a 40 anni è vecchio, io ho 40 anni e non sono vecchio. No, sì. Allora, quanta media era 40, 50, 60? Certo, sì, quando ero piccolo io se vedevo uno di 40 anni per me era vecchio, e stessa cosa probabilmente lei è reale, la cosa venne a me che sono vecchio, non sono di 40 anni, però allora era così. E qui questo è strabiliante proprio, perché aveva raccolto tutte queste cose qui, se uno poi ci si mette anche a ridere, sono tutti i vecchi modi di dire degli anziani. E non era vista bene, grazie per la cosa. Però era abbastanza dura. Per quello che non era ben vista. Certo. Grazie a mille. Una firma, certo.
Laboratorio c'è, prego. Sì, questi sono in ATM, sono, questi sono a 30 giorni dalla confezionamento. Sì, esatto. Dove sei andato? Vieni. Un biscotto, il caffè. Aspetta che vado su da questa parte. Aspetta che vado su da questa parte. Andiamo a ballare. Vieni con me. 2 ore. Però non si vede.
Perché poi tu lo vedi, basta con me. Vedi come si nota molto sui proprio la lavorazione, così la cosa che stiamo facendo. Poi vabbè, qui non è che noi lavoriamo seduti comunque. Vedete già, vedi come si proprio viene. Poi quando si gonfia bene le mele, i particolari, questo proprio viene su, no? Per cui ti dà, vedi come. E poi questi che sono un pane molto conosciuto qua a Nuoro. Questa casa di chi era? Casa di contraffurti, non ho idea. Credo fosse di una bisogna scoprire di chi era. Andate a chiedere giù dove ci sono quelle dell'olio. Ok. Lo so dire. No, dobbiamo organizzare uno qua nuovo, infatti. Casa Mussù in realtà era una contrazione di Messier e quindi era Casa Mussù la chiamava, però non lo so più di così. Ok, poi cerco, però intanto è una buona. Questo ragazzo che è fuori devo chiedere. Sì, quello un po' pelato. Ok, grazie. Mi hanno detto di chiedere al ragazzo molto pelato. Che posso essere io, però adesso ho questo, quindi non sono molto. Senti, di chi era questa casa? Di chi era? Allora, questa casa era nell'Ottocento, era di una famiglia francese. Poi dopo, ti ricordo che non so. Comunque, chi erano questi? Guarda, me l'ha detto su internet, che lo chiamano, no, perché è una cosa che mi ha detto un signore molto anziano di noi proprio l'altro giorno, è una casa che ci spostiamo, veniva chiamata Casa Monsù. Ok, Messier, va bene. No, perché noi l'abbiamo storpiato sì. Da Monsù a Messier, cioè da Messier a Monsù. Però oltre questo, ricordate che non sapevo, era abbastanza. E che cosa facevano? Casa in rovina, la casa, poi era stata acquistata da una famiglia nurese che neanche ricordo il nome, e poi finalmente è passata, finalmente poi non lo so, sì. Perché come vede non è proprio ottenuta benissimo. Okay. Noi abbiamo cercato un po' di abbellirla, però diciamo che la volontà è quella di prenderla con un lato lusco, comunque con un prezzo calmirato, per poterla utilizzare non soltanto questi 2 giorni all'anno, ma per poterla utilizzare infatti. Molto.